Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Stone, via Piano d'Ardine 15 a Tripalda. Uno spettacolo potremmo dire della natura, è quello che si vede alle nostre spalle, il fiume Sele in piena. Finalmente il fiume è riempito delle sue acque per una deviazione che è stata fatta all'interno delle sorgenti sanità per, sicuramente pensiamo, per dei lavori alla galleria Pavoncelli. Siamo con il sindaco Lorenzo Melillo. Sindaco, una felicità per tutti voi, per tutti noi. Vorremmo sempre vedere così questo fiume, però sappiamo che l'acqua è un bene comune, dobbiamo pensare anche ai nostri amici della Puglia. Con la nuova Pavoncelli bis, la vecchia Pavoncelli non vorrei che diventasse un possibile ponte per quando devono fare poi aggiusti eventuali nella nuova galleria Pavoncelli bis, come dire, sottraendo per sempre quest'acqua al nostro comune. Sindaco, proprio di acqua si parlerà domenica sera qui a Caposele, avete chiamato un po' tutti, dalla regione ai parlamentari regionali, tanti sindaci, ci sarete voi, perché? Cosa volete dire? Cosa si vuol fare per l'acqua in Campania, ma in Irpinia soprattutto? Sarà un consiglio comunale in cui questa comunità cercherà di riprendere con orgoglio l'identità, la propria identità, è un poco, come dire, di appartenenza a questa terra, per andare a riprendersi un poco di quello che è giusto che i cittadini di Caposele debbono avere per aver rinunciato a questo spettacolo meraviglioso. Certo, c'è bisogno anche dell'intervento e dell'aiuto della Regione Campania, perché questo comune risiede nel territorio campano e come la Puglia aiuta da sempre il suo ente, l'ente acquedotto pugliese, credo che sia arrivato il momento che la nostra regione aiuti l'ente comune di Caposele a riequilibrare i rapporti oggi tutti squilibrati a favore dell'acquedotto pugliese.